che altro, se si supera così tanto il tempo previsto, può essere pericoloso per il bambino. Beh, ma se a me non si sono ancora rotte le acque? Quelle si possono rompere anche all'ultimo momento, durante il parto, no? La prossima la facciamo più tardi. Per il momento lei non si alzi, non faccia movimenti bruschi come al solito, d'accordo? Va bene. Il tuo potrebbe essere un bambino nato con la camicia, sai? Magari. Lo sai perché si dice nato con la camicia? Beh, perché, insomma, cioè, che è fortunato, no? Posso? Certo. Ci sono dei bambini che nascono con il sacco amniotico completamente intatto. Per loro è meglio perché sono più protetti. Biscotto? Sì, grazie. Per questo si dice nato con la camicia. Il sacco amniotico e la camicia. Com'è che sai tutte queste cose? Perché da quando sono incinta leggo un sacco di libri sulla gravidanza e la maternità. Però leggo, ma mi sembra sempre di non saperne abbastanza. Lo dici a me. Io sono al terzo parto, aspetta, aspetto. Ma io non so niente. Mio? No, no, il caffè non puoi berlo. Ah. Allora dammi due tiri. Neanche la sì. Ho provato a chiamarla Laura, ma non mi risponde. Non vuole parlarmi, si sente tradita. Sì, però tu adesso hai altri problemi, no? Non so, ma io non voglio che torni indietro, ho fatto tanti progressi. Non sopporto che lei abbia detto una bugia. Hai ragione. Poi suo padre l'ha minacciata per mesi dicendo che se raccontava di loro l'avrebbe portata in ospedale. Pensa che casino è in testa. Senti, mi viene un'idea. Vuoi che provi a parlarci io? Però non so se sono in grado. Sì, tu l'hai seguita durante il processo, forse. Sì, di te si fida. Se sei sicura io ci provo. Sì, sì. Dai, su, ti hanno appena operata, sei già qui che fumi, che ti agiti. Dammi questa sigaretta. Ma non mi agito. E promettimi che fai la brava. Prometto. Andiamo, zia? Sono pesanti. Buongiorno. Posso aiutarla? Ma no, no. Sono pesante, come no? Grazie, ma intanto sono proprio arrivata. Anche qui al terzo piano? Sì, sì, lo so. Andiamo, Nick, andiamo. Vai. È stato molto gentile. Ma niente. Se avevo l'ascensore rotto è un po' un problema. Lo so, è una bella scocciatura. Pensi che io sto qui su, all'ultimo piano. Lo so. Ah. Le chiavi. Eccole qui. Grazie. Dove le appoggio? In cucina? Sì, sì. Aspetta, ma non si preoccupi, faccio io. No, non c'è problema. Ecco. Allora, il vostro fratellino è nato? No, la mamma doveva farlo, invece le hanno fatto un filmino dentro la pancia. Un filmino dentro la pancia? Sarà l'ecografia, per vedere il bambino dentro la pancia. E che cosa fa ancora dentro la pancia? E cosa fa? Dorme, aspetta di uscire. E da dove esce? E da dove esce? Esce da... Te l'avrà detto la mamma.